1950 il duello tra le Norton e le Guzzi è durato poco. Superato il rodesiano M, quattro guzzisti passano in testa e vi restano sino alla fine, battendo i primati sul giro e sul percorso. Quattro in un secondo sono Anderson, Lorenzetti, Kavanagh e Agostini. E Anderson, che vediamo con Lorenzetti, si è assicurato il titolo mondiale. Quello ramo del lago di Como non passa alla storia soltanto per i promessi sposi, ma come centro motociclistico di primaria importanza. Mandello Lario fa da culla infatti a un'industria mitica, la Guzzi, che da pochi giorni ha completato il limite inferiore della propria gamma di produzione con la realizzazione di un nuovo velomotore, il Trotter. Sul mercato delle cilindrate minime, questo mezzo risolve brillantemente il problema del trasporto economico e individuale. È la richiesta sui mercati mondiali, ecco una versione adottata dai corazzieri. E una terza dalla polizia e dai vigili di importanti città. Un mezzo da fuoriclasse, insomma. Il meglio di quanto il motociclismo possa offrire oggi. Sullo stesso ramo del lago di Como, a Mandello Lario, ci troviamo in piena modernità, quasi di fantascienza, negli stabilimenti della casa che ha detenuto il primato dei primati mondiali di velocità. Oltre 100 nel 1952, con 3.329 vittorie su tutte le piste del mondo. Oggi dalle catene di montaggio esce il nuovo gioiello, la V7 speciale da 750 cm3, 60 cavalli, che può permettersi i 185 all'ora. Polizie di 16 paesi, Stati Uniti compresi, l'hanno già scelta come il mezzo ideale. Fra i più tipici del lavoro italiano, lo stesso che ha trionfato in 14 campionati mondiali e in 11 Tourist Trophy. Oggi la Guzzi, potremmo dire, va forte più che mai sulle strade di tutto il mondo. Questo è uno dei 6 prototipi che la Guzzi ha preparato per la prossima stagione di corse. Le 6 macchine vanno dalle quarto di litro alle mezzo litro, passando attraverso le 350. Fra le due 500 allestite c'è l'inedita monocilindro. Cominciano le prove sul magnifico circuito di Ospedaletti, dureranno una decina di giorni. Niente velocità hanno raccomandato i tecnici ai piloti, per ora si tratta di mettere a punto accensione, stabilità, frenaggio, sospensione e carburazione. Più tardi si occuperanno dei 200 e più all'ora. A Mandello Lario il sottosegretario onorevole Battista, in rappresentanza del ministro dell'industria, ha recentemente inaugurato negli stabilimenti della Guzzi un impianto unico al mondo, la galleria del vento per le prove di resistenza sui motocicli. Nella galleria si possono effettuare esperimenti con vere macchine e veri piloti in condizioni reali di velocità ed ambiente, esperimenti che permettono di studiare e risolvere con mezzi finalmente adeguati i problemi dell'aerodinamica. L'onorevole Battista ha poi visitato il grande complesso degli stabilimenti. Si è interessato alle febbrili operazioni del montaggio a catena, dove i nuovissimi mezzi prendono forma a poco a poco.